a tutti da Rovi di Muro. Volevo citare un evento che è successo praticamente a Cagliari con la chiusura della pizzeria I Due Amici in Viale Diaz, che chiude il 15 ottobre, dove il titolare praticamente si lamentava che dopo 12 anni doveva chiudere a causa delle lungaggini burocratiche e dell'eccesso di tasse, praticamente dell'eccesso di tasse. Quindi ho questo un grosso problema a Cagliari, di questa IUC, formata quindi dall'IMU, dalla TASE e dalla TARI, dove c'è un eccesso di tasse spesso dirette poi a finanziare delle attività, diciamo, di dubbia utilità, come per esempio le rotonde, quando già c'erano precedentemente dei semafori, prima non c'erano i semafori, c'erano le rotonde, arrivati i semafori, sono state eliminate le rotonde, sono stati quindi messi i semafori, adesso stanno eliminando nuovamente le rotonde, i semafori, ripristinando queste rotonde, oppure le piste ciclabili, dove vediamo Cagliari sparse di queste piste ciclabili, finanziate di parte, una parte dei fondi strutturali, ma ricordiamo sempre una parte dalle stesse tasse dei cittadini, dove di fatto hanno una scarsa utilità, uno scarso impiego. Io ho visto raramente le persone girare, diciamo, lungo, utilizzare, impiegare queste piste ciclabili. Conseguentemente il Movimento 5 Stelle, al fine di evitare questo, diciamo, e quindi di attenuare questa forte tassazione a danno degli imprenditori commercianti, si impegna ad effettuare alle prossime comunali, in seguito alla vittoria, speriamo, di ridurre la IUC, quindi di ridurre l'IMU, la TASE e la TARI, non di eliminarle, ma di ridurle, anche se per esempio il sindaco di Assemini, 5 Stelle, ha proprio eliminato la TASI. Adesso non so se a Cagliari si potrà arrivare a questo punto, comunque sicuramente si potranno ridurre queste tasse, evitando sprechi, impiego del denaro, come attualmente si effettua, con delle opere inutili soltanto per mostrare alla collettività che si sta facendo qualcosa, si sta facendo finta di fare qualcosa con i nostri soldi, e spesso quello che si sta facendo sono delle attività inutili, con inutile spreco del denaro. E vediamo come il ristorante I Due Amici, a causa di questa enorme tassazione, chiude dopo circa 12 anni di attività.